Cosa la fa sentire orgoglioso di essere vogherese o di diventare sindaco di questa città? Che è una cittadina vivibile. Beh, orgoglioso di essere vogherese perché è una persona che nasce su un territorio. Credo che noi viviamo veramente ancora in un'oasi felice rispetto a molte altre territorialità. Viviamo in una zona dove si sta bene, dove tutto sommato quei grossi problemi che rivestono a livello nazionale noi li viviamo, li abbiamo, li subiamo, ma credo in percentuali molto inferiori rispetto ad altre zone, quindi qui viviamo ancora credo in una oasi felice rispetto a molte altre territorialità. Orgoglioso perché credo che questo territorio sia fatto di persone che hanno voglia di portare avanti una città che è stata nel passato qualcosa di importante e oggi ci sono le condizioni affinché questo avvenga ancora e permanga sulla città di Voghera. Più che un orgoglio personale sarebbe l'orgoglio di un lavoro politico di una vita, cioè il riconoscimento che il modello, che il progetto, che il programma proposto dall'altra Voghera a sinistra è apprezzato e riconosciuto dagli elettori di Voghera. Sarebbe veramente un motivo di orgoglio. Allora, io non sono vogherese, io sono un foresto. Io sono arrivato a Voghera all'età di 12 anni, 1961, mio padre lavorava in un gruppo che si chiamava Ferrovia Adriatica Appennine. La Voghera Varsi era del gruppo Ferrovia Adriatica Appennine. Io sono nato a Chieti, ne sono orgoglioso, ma devo dire che anche il lavoro che ha svolto mio padre, perché era un dipendente con funzioni dirigenziali, ma sempre un dipendente, ha obbedito, come si usa dire, e ad eseguito un servizio di smantellamento che oggi se fosse rimasto il servizio ferroviario Voghera Varsi poteva essere utilizzato come un servizio turistico. E aggiungo, Voghera ha dato alla mia famiglia, ma anch'io e la mia famiglia abbiamo dato a Voghera. Il fatto di appartenere a una città che ha aiutato molto, mi ha aiutato molto nel mio, come dire, sviluppo personale, e di appartenere a una città che negli anni della gioventù e fino alla metà degli anni Ottanta era una città di eccellenza nell'Oltrepò. Questo è un po' l'obiettivo che abbiamo nel nostro programma, cioè riportarlo laddove era vigorosa e grande 30 anni fa, insomma. Ma io sono orgogliosa di Voghera già per la sua storia, perché già nel giorno della presentazione della mia candidatura ho fatto una citazione molto precisa, che non era assolutamente casuale, perché nei repertori di metà Ottocento Voghera era considerata una città graziata, opulenta e civilissima, del tutto degna delle maggiori città lombarde. Quindi io auspico che Voghera torni ad essere questo, perché negli ultimi 30 anni invece purtroppo sotto i miei occhi e degli occhi dei vogheresi tutti si è assistito a un inesorabile declino. Noi vogliamo assolutamente riportare Voghera a quel livello, perché infatti poi non è un caso che io abbia scelto come motto Voghera torna grande, mi riferisco esattamente a quello che ho citato poco fa. Se non dovesse vincere lei, chi le piacerebbe che vincesse? Non esprimo. Io non penso se perdo chi sarei contento dovesse vincere, ma credo di vincere, perché abbiamo governato bene. Guardi, il cittadino con la mia amministrazione può dire di essere stato sereno, perché lei ha visto cosa è successo in moltissimi altri comuni, in moltissime altre entità locali. Qui a Voghera
certe cose di sforamenti di patti di stabilità, di debiti pazzeschi, di debiti fuori bilancio del comune, di aziende che falliscono, non ce ne sono state. La nostra azienda partecipata ha comperato altre aziende del territorio, il nostro comune è un comune sano, abbiamo firmato ancora l'altro giorno il documento finale, la relazione finale di fine mandato, con dei dati fantastici, 6 milioni di euro di recupero fiscale, di evasione fiscale, a fronte di 10 milioni di euro in meno di trasferimenti, abbiamo fatto convenzioni importanti con l'università, con il Canile, con il Gattile, con la scuola di musica per centinaia di bambini che trovano una retta più favorevole per poter imparare la scuola di musica che ci è invidiata da tutto il mondo, al mondo sportivo. Abbiamo sostenuto il mondo sportivo in questi 5 anni come mai è stato fatto, ma non l'abbiamo sostenuto per il mondo sportivo tra virgolette, l'abbiamo sostenuto per lo sport dei giovani, per lo sport dei bambini, insieme al mantenimento e all'appoggio delle scuole e al mantenimento degli asili nido che 2 anni fa abbiamo rischiato di dover chiudere, ma che con grande sacrificio siamo riusciti a mantenere. Ma diciamo che io sono perché diciamo ci sia una affermazione delle liste della sinistra. La lista di centrosinistra è quella a noi più affine, ovviamente. Non c'è nessuno che può vincere perché vinco io. Noi vinceremo. Non ho risposto, non ho mai pensato a rispondere a una domanda del genere. Saranno i cittadini a decidere. Ma io penso che sono molto favorito, quindi non penso che venga un altro.